distribué parce qu'on considère que c'était un film trop peu commercial ou trop subversif? Stato distribuito perché era troppo non commerciale o troppo subversivo? Non è stato distribuito perché il distributore che avevo all'inizio del film. Parce que le distributeur qu'il avait au début du film. Un mese prima dell'inizio delle riprese. Un mois avant le début des prises. Mi aveva proposto di mettere la moglie e una sua un'altra amica. Il lui aveva proposto di mettere la femme e un'altra di suoi amici in due ruoli, quello della della signora guerritore e della signora Yaya Forte. Voilà, dans le rôle des deux femmes, il avait proposé sa femme et une amie come attrice. Io ho detto no. E lui l'ha detto no. Lui se n'è andato. Il è parti. Io ho girato lo stesso il film in quattro settimane. Il ha tourné le film in quattro settimane. Invece che in sei. Au lieu de six. Ho preso due lire. Il a rien pris, enfin il a gagné 2 euros, enfin 2 lire. C'est l'euro anche in Italia. 15.000. Scusa, ma. Un modo di dire. È l'euro in Italia. No, 2 lire era. Sì, è un'espressione. Sì. Donc il a rien pris du tout. E quindi il film è rimasto senza distributore. Poi dopo. Poi il film è restato senza distributore. Però fortunatamente la distribuzione è bellissima. In Francia l'ha visto Annecy e l'ha preso e esco con più o meno 18-20 copie in Francia, che è quasi un'assurdità, cioè è impensabile. Par contre, en France, quand le film a été projeté pour la première fois Annecy, ça a beaucoup plu. Donc il y a 20 copie quand même qui circulent sur la France. Ecco, probabilmente dopo questa uscita. A volte noi, io dico da italiano, siamo un po' fatti così, abbiamo sempre bisogno di qualche conferma da fuori, perché altri registi hanno fatto questo percorso. Probabilmente, spero, che dopo l'uscita allora in qualche modo si muove qualcosa, si sta muovendo qualcosa, vediamo. Il espera che après cette sortie, par exemple, en France, quelque chose